che abbiamo formulato con Alex, a seguirci su questo percorso che nasce un paio d'anni fa, quando il legislatore ha inteso affidare alle Camere di Commercio tre momenti diversi. Dice, vabbè, visto che quello che fate lo fate bene, che è il nostro registro delle imprese, iniziamo a ragionare anche di altre attività che dovete fare come Camere di Commercio. Sulle altre attività che ci ha dato Veducira là in fondo che segue e coordina le nostre attività, la dottoressa Napoletano, ci ha dato una parte sull'alternanza scuola-lavoro, che noi stiamo facendo, proprio con te Alex l'altro giorno, e ti ringrazio anche per quell'occasione, l'hai verificato, ha toccato con mano, visto non creare il momento del lavoro, ma far conoscere ai giovani ragazzi degli istituti superiori il mondo delle imprese, come funziona, specialmente su un territorio come quello casertano, è un fatto importante. L'altro momento che ci ha voluto affidare il legislatore è quello relativo al turismo e come Camera di Caserta, che è una Camera importante nel nostro sistema, ovviamente abbiamo partecipato a un'associazione di 12 Camere di Commercio in Italia che mirabilia, che hanno siti UNESCO sui propri territori, quindi noi ne abbiamo due, a Caserta partecipiamo a ragione anche a mirabilia. E abbiamo ritenuto anche di impegnarci in un altro momento, che è quello di comunicare questo territorio insieme alle altre consorelle della Campania, aprendo una vetrina di eccellenze casertane a Milano, cosa che dovrebbe partire proprio nei prossimi giorni. Il legislatore però ci ha affidato un aspetto che secondo lui è importante, che è quello del punto impresa digitale. È un sistema che già dal 1993 ha iniziato a ragionare con l'informatica, noi siamo protagonisti della quarta rivoluzione industriale, come in Italia certamente, no? Perché la prima società informatica fu costituita dal Presidente della Camera di Commercio italiana probabilmente, nel 1973, da un illuminato Presidente della Camera di Commercio di Padova, e che poi si è trasformata, società informatica italiana, poi trasformatasi nel nostro registro imprese, sulle scrivanie del Presidente, dei coloro i quali collaborano con la Camera di Commercio non c'è più carta, noi siamo tutti sul digitale. Allora, in questa sfida del digitale, che è un momento di competitività importante per il mondo delle imprese, dice, proviamo a realizzare qualche cosa. Vabbè, abbiamo iniziato una riflessione, dice, ma chi ha la conoscenza? Noi riusciamo a far funzionare il nostro sistema, ma non abbiamo una conoscenza tale da poter raccontarle le esperienze del digitale. Ed ecco che in un rapporto, e Alex mi consentirà, lo cito la terza volta, di amicizia con Alex, iniziamo a collaborare con il momento della conoscenza, con l'Accademia, con l'Università degli Studi Federico II, il Dipartimento di Ingegneria, iniziamo a programmare tantissime attività su questo punto impresa digitale. Io lo dico anche, perdonatemi, con un po' di, diciamo, mi faccio grande, no? Credo che oggi tra Caserta e Salerno, sul PID, sul punto impresa digitale, che è presente in 89 camere in Italia, siamo tra le prime come attività che stiamo svolgendo, tra noi e Salerno, con un contatto attraverso i nostri digital promoter, che ringrazio sempre, con il mondo delle imprese, provando a, diciamo, a tracciare una strada, perlomeno nell'ambito della conoscenza sul digitale. E credo che sia un compito importante, perché noi abbiamo verificato che in un territorio difficile come quello casertano, dove è percepito, ovviamente i giornali, mo esce tra qualche giorno il Sole 24 Ore che ci indossicherà, perdonatemi l'inglese, le feste, perché dirà, cioè, l'anno scorso eravamo gli ultimi nella classifica di qualità della vita, mo l'aspetto a giorni, no? Che poi iniziano le telefonate, Gianluca dice, no, siamo diventati probabilmente penultimi, insomma, 105, 107, non è un grande momento. Però ci accorgiamo che anche in queste classifiche, nel momento in cui valutiamo il sistema della pubblica amministrazione in generale, il sistema scarso, e ci costringe agli ultimi posti della classifica, quando poi andiamo a vedere gli altri indicatori, sono quelli del mondo delle imprese, ci accorgiamo che c'è un grande dinamismo imprenditoriale, siamo tra le prime realtà che realizzano start-up innovative con giovani, siamo in realtà dove i giovani
costruiscono imprese, noi abbiamo un saldo positivo delle imprese, cioè nascono più imprese rispetto a quelle che muoiono sul nostro territorio, ma non sono imprese semplicemente contro la, come leva contro la disoccupazione, sono imprese, imprese strutturate su società di capitale e sono imprese di giovani. In alcuni settori, sono settori strategici, sono driver di sviluppo e sto ragionando del turismo, dove crescono tantissime imprese e sta dimostrando questo territorio con il grande attrattore che è la Reggia, ma anche col momento del mare, le altre bellezze di questo territorio, che è veramente un momento interessante, e fare imprese in un settore come quello del turismo evidentemente determina dei vantaggi, ci si riesce a essere. Stanno nascendo imprese in agricoltura, però sono imprese innovative in agricoltura, giovani che si insediano nel mondo agricolo e con una crescita incredibile nel corso del 2017, nei primi 9 mesi del 2018, con una crescita incredibile di ragazzi che vanno a impegnarsi nel settore della, dell'agricoltura, sono settori strategici, addirittura sulla, nel mondo delle costruzioni. Noi siamo tra le province con maggior numero di imprese di costruzione, che nel momento in cui è arrivata la crisi ha colpito immediatamente il mondo delle costruzioni. Hanno avuto un grande affanno con delle perdite incredibili, oggi stanno crescendo pure imprese all'interno di quel settore, stanno nascendo imprese di giovani in quel settore.